Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un secondo andare a parlare con Luca Zaia, perché Luca Zaia l'abbiamo visto, rivisto nei momenti più difficili della pandemia, è dato un da fare pazzesco anche lui per la campagna vaccinale, ha collaborato con Crisanti che oggi dice che quello che viene fatto è pericolosissimo. C'era così bisogno di medici da far rientrare i Novax, presidente Zaia, è proprio convinto lei? Buongiorno, molto contenta di vederla. Buongiorno. E grazie per l'ospitalità. No, guardi, io non è che tifo perché si riveda tutta la linea sul Covid, anzi, chi le parla ha tre vaccinazioni. Però le dico anche che questi medici comunque fra due mesi sarebbero rientrati. E dall'altro guardiamo in faccia anche la realtà, noi siamo senza medici. Oggi la priorità è curare i cittadini, mancano i medici, abbiamo difficoltà a dare risposte. Pensi solo che la mia regione eroga 80 milioni di prestazioni all'anno e 2 milioni di accessi a pronto soccorso. Ormai noi, ad esempio, a livello di pronto soccorso non riusciamo neanche più a trovare professionisti che partecipano ovviamente ai bandi per le assunzioni. Ma non pensa che è uno schiaffo in faccia ai medici che sono stravaccinati, che hanno lavorato nei momenti più difficili? Ma guardi, io penso che noi non dobbiamo innanzitutto venir meno a quello che sono i principi e a quello che è stato il Covid. Questa non deve essere letto come un colpo di spugna sulla storia del Covid. Però è pur vero che in questa una sanatoria, la ringrazio, però è pur vero che in questa fase questa è l'emergenza. Del resto questi sono medici, diciamocelo fino in fondo, che se non fossero stati o non venissero radiati dal loro albo, dal loro ordine professionale, comunque prima o poi sarebbero rientrati negli ospedali piuttosto che negli ambulatori. Anche qui non vorrei che qualcuno avesse coccolato l'idea che non sarebbero mai più stati reintrodotti nel processo. Erano comunque medici non radiati, sono iscritti all'albo, erano semplicemente sospesi. Approfitto della fortuna di averla incontrata per chiedere un'altra cosa, prima di tornare da Casini. Ma fortuna. Sulla norma sui rave, che poi non è solo sui rave, questo è il punto, forse va riscritta, va specificato meglio, perché raduno generico, terreno generico. Sisto, suo collega di maggioranza, ha detto che va sistemata, anche lei è d'accordo? Ma guardi, io non ho letto la norma nello specifico, non sono abituato a commentare cose che non leggo. Ho visto i commenti, immagino che innanzitutto vanno tranquillizzati tutti i cittadini rispetto ai dubbi che abbia preso forma una norma che comunque limita le libertà, però ci voleva una norma, perché non è accettabile che ci possano essere delle persone che occupano spazi altrui. Abbiamo visto questo rave piuttosto che quello dell'anno scorso, e magari anche lambendo un po' i confini della legalità, se non passando addirittura all'illegalità, si facciano queste riunioni. Mi sembra anche a me, va specificata, va bene. Zaia, mi venga a trovare, troppo tempo che manca, io mi dedico a Pier Ferdinando Casini, sì. Lei mi capisce. Fatevi vivi a Fiercavalli. Va bene, va bene. Arrivederci. Allora, arrivederci.